Salve a tutti, sono Simone Peraggi, volontario del Servizio Civile Nazionale in collaborazione col Centro Studi Futura della sede di Vibo Valentia. Ad oggi dal Servizio Civile ci è stato mandato un ordine di servizio che alla base ha la creazione di un video in cui ogni volontario fa presente le aspettative iniziali riguardo l'inizio del servizio civile universale, successivamente la realtà, ciò che è accaduto e infine un'opinione personale. Come aspettative iniziali, certo c'è l'emozione perché comunque si entra in un processo nuovo, quindi nuove persone, nuove informazioni, nuovi modi di fare, quindi le aspettative e gli interessi iniziali. Diciamo quelli che ho, almeno le mie aspettative, i miei interessi erano quelli di imparare nuove metodologie di comportamento, ragionamento all'interno comunque di un gruppo serio, operativo nel sociale comunque, essendo anche una prima esperienza e essendo un campo nuovo, certo, i dubbi, le insicurezze ci sono, quindi un'elasticità mentale anche per quanto riguarda il mettersi in gioco, quindi ad andare a intervistare i cittadini, fare dei questionari, porre delle domande riguardo argomenti odierni. Quindi le aspettative erano tante, quindi come dire, anche solo il conoscere i propri colleghi, i responsabili di persona, poterli vedere, parlare, dialogare, quindi scambiare delle proprie opinioni su ciò che accade ogni giorno e quindi a sua volta anche imparare cose nuove, informazioni che non si avevano prima, oppure dare informazioni ad altre persone. Quindi le aspettative erano queste alla fine, certo molto importanti, ma purtroppo dobbiamo scontrarci con la realtà. È avvenuto il Covid-19, che purtroppo ha messo un velo, diciamo, di oscurità su tutto ciò, su tutte le aspettative, su tutta la situazione che noi ci aspettavamo. E quindi non siamo riusciti a incontrarci, non siamo riusciti a scambiare delle proprie idee, non siamo riusciti a dialogare, a, diciamo, creare delle tecniche di movimento, di ragionamento, di comportamento riguardo ai questionari e riguardo agli ordini che ci sarebbero arrivati a mesi. Infatti, siamo comunque stati, come dire, svantaggiati a causa di questo Covid che ci ha permesso di fare i lavori solo tramite smart working. Lavori che certo sono stati svolti però non nel pieno delle capacità, perché comunque tutto a distanza, parlarsi tramite messaggi, tutte queste cose, non è la stessa cosa che riunirsi, quindi impiegare del tempo stando insieme, parlando, scambiandoci le idee, cercando di capire come muoversi. Quindi queste sono cose che per quanto riguarda me sono importanti, ti fanno crescere sia mentalmente sia nel modo di fare. E comunque, nonostante tutto, ci sono state anche delle belle cose riguardo anche i questionari, le interviste che sono state fatte, quindi abbiamo visto le opinioni dei cittadini italiani, ci siamo resi conto della situazione che c'è adesso in questo periodo di pandemia con il Covid-19 e quindi abbiamo creato degli elenchi con cui poter parlare con le persone, con i cittadini che possono chiedere aiuto, sempre naturalmente a distanza, su quello che noi possiamo aiutarli. E comunque diciamo che certo l'aspettativa era una, ma allo stesso tempo comunque nella realtà si può dire che non è andata così male, anche perché abbiamo continuato ad assistere le persone, a seguirle, a lavorare per loro, creando proprio questi questionari, questi elenchi di aiuto, di sussidio, diciamo, anche se a distanza, però che sono anche importanti, gli fa capire che non ci siamo dimenticati. Comunque, il Servizio Civile Universale non si dimentica dei propri cittadini. Una mia opinione, in questo momento è un periodo difficile e dobbiamo poter andare avanti perché, con positività. Certo, in un periodo così negativo la positività è difficile trovarla,
senza, come dire, un appiglio, perché comunque i problemi ci sono a livello lavorativo, a livello familiare, a livello sociale, a causa, causati anche da questo Covid, ma causati anche comunque da un'amministrazione politica di un certo tipo. Non andrò nello specifico perché non è né il momento né la situazione per farlo. Comunque, l'unico pensiero mio, pensiero è quello di essere positivi il più possibile, di proseguire, andare avanti, trovare il modo per risolvere questi problemi. Noi comunque siamo sempre a disposizione per qualsiasi cosa, anche per parlare delle parole di conforto, anche di compagnia, tant'altro. C'è l'elenco, ci sono i numeri, le pagine, potete contattarci. Salve, sono Silvia Febraro, volontaria del Servizio Civile Universale presso il Centro Studi Futura, progetto Chiara Corbella Pedrillo della sede di Vibo Valentia. Al momento della mia candidatura, tra le varie opzioni, ho scelto questo progetto perché ho ritenuto fosse quello più vicino alle mie inclinazioni e alla strada che vorrei intraprendere in futuro. Appena appreso la notizia di essere riuscita ad entrare nella graduatoria, sono stata molto felice, sia perché il servizio civile ti permette di avere una tua indipendenza economica, sia perché attraverso il servizio civile avrei iniziato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro e soprattutto avrei potuto rendermi finalmente utile per la mia città. Le mie aspettative all'inizio erano molto diverse, mi aspettavo innanzitutto di poter svolgere le attività insieme ai miei colleghi in presenza, ma soprattutto, purtroppo a causa di questo periodo storico che stiamo vivendo, non è stato possibile svolgere le attività di persona, ma soltanto attraverso la modalità da remoto. Ma nonostante ciò, con gli altri volontari abbiamo stretto un bel rapporto e lavoriamo sinergicamente. Sto vivendo questo percorso in modo molto positivo. L'esperienza di servizio civile nazionale mi sta permettendo di crescere e maturare, sia nell'aspetto lavorativo che in quello organizzativo, ma soprattutto in quello umano. Si tratta di un'esperienza che consiglio a tutti perché si impara a interagire col prossimo, a parlare, a discutere, confrontando pacificamente le proprie idee. Salve, sono Giovanni, volontario del Centro Studi Futura, sede di Vibo Valentia, progetto Chiara Pedrillo Corbello. All'inizio del mio percorso pensavo fosse un'esperienza come tutte le altre, invece mi sbagliavo. Si è creata una bella sintonia con i miei colleghi. Io personalmente sto vivendo molto bene questo percorso, sono sereno, anche grazie a loro. Per quanto riguarda il lavoro nei prossimi mesi, mi aspetto di continuare a lavorare abbastanza bene come abbiamo fatto fino ad adesso. Salve, sono Antonino Tavella, volontario del Servizio Civile Universale presso l'ente Centro Studi Futura di Vibo Valentia. Il progetto è Chiara Corbella Petrillo. E in questo video dobbiamo parlare delle aspettative di noi volontari per quanto riguarda la presa in servizio del Servizio Civile Universale presso l'ente Centro Studi Futura. Diciamo che le mie aspettative sono cambiate drasticamente nel momento in cui, per la situazione generale nella quale ho iniziato a svolgere il servizio civile. Infatti ho iniziato a svolgere questo servizio civile proprio durante il primo lockdown di aprile del 2000, di aprile del 2020. Infatti diciamo, i miei piani per quanto riguarda la presa in servizio come volontario del servizio civile come dire, le mie aspettative sono cambiate drasticamente in quanto da che avrei dovuto svolgere il servizio presso una sede e comunque avere un contatto con gli utenti a che mi sono ritrovato a dover fare tutto tramite in via telematica, quindi sia il percorso di formazione
sia gli ordini di servizio e sia il rapporto con i colleghi, si è svolto tutto in via telematica. Infatti all'inizio avevo qualche perplessità e qualche paura, che però poi col passare dei primi tempi si è risolto subito, in quanto mi sono trovato molto bene. L'ente è stato molto chiaro nello spiegare come svolgere le nostre attività e anche con i colleghi di lavoro non è stato un impedimento il fatto di dover svolgere i nostri compiti in via telematica, ma anzi mi sono trovato molto bene sia con i colleghi e sia con i dirigenti dell'ente che ci somministravano i compiti da svolgere. Grazie, buona serata.